fatto che scrivete e cantate pezzi vostri. Come vivete questa anomalia? Ma non è un'anomalia, è semplicemente una... quel contesto lì sicuramente è stato il nostro punto di forza, perché c'era una credibilità magari della band, che si vedeva che venivamo da un percorso e non eravamo una cosa creata ad hoc per un progetto discografico. Quella è stata la forza del progetto The Colors, e in quel momento lì abbiamo fatto qualcosa di diverso in quel contesto, ma usato quel tipo di contesto e quel tipo di vetrina, che è quella più vista in Italia in assoluto, per propagandare la nostra musica, il nostro messaggio. Quindi è stata una bellissima esperienza. Non mi considero però anomalo, considero più anomalo uno che fa una cosa diversa da quella che faccio io, perché io sono io. Quando avete vinto Amici, tutti quanti si sarebbero immaginati una vostra partecipazione a Sanremo. Voi avete detto che non eravate ancora pronti, una prova di maturità. Adesso siete maturati sufficientemente? Allora, innanzitutto vorrei sfatare il mito che chi esce da Amici va a Sanremo, perché per rispetto nei confronti della canzone italiana, io non posso scrivere ad hoc adesso una canzone in italiano, perché ho i muscoli per usare quella vetrina lì. Lì è un'altra cosa, è la massima espressione della musica italiana di quell'anno lì, andare a Sanremo e partecipare al Festival Sanremo. Quindi per rispetto nei confronti di quel contesto lì, di quella manifestazione lì e della canzone italiana, non può arrivare Stash perché ha vinto Amici e passeremo perché qualsiasi cosa tira fuori, tanto è Stash. Non ragiono in quella logica lì. Se dovesse venire fuori un pezzo in italiano, cosa che ho sempre detto dal primo momento che sono uscito da Amici, se dovesse venire fuori un pezzo in italiano in cui io credo, perché no? Magari, in futuro sì. Non c'è una barriera perché canto in inglese e allora fa più figo cantare in inglese. E dico no, sono tanto meglio. È per rispetto nei confronti della musica italiana, canzone italiana. Come nasce il tuo pezzo quindi? Penso che abbia molto più a che fare con l'approccio al ritmo, a quello che viene fuori più immediatamente, no? più immediato l'approccio col ritmo. Motivo per il quale io tiro fuori tanti hook, quelli che si chiamano hook, che significa letteralmente uncino che si acchiappa nella testa e non si stacca, è per quel motivo lì che mi viene fuori magari il wow, oppure un'altra cosa che ti rimane in testa. Sì, cioè, viene fuori in maniera naturale, non c'è, come dicevo prima, non c'è un giorno in cui ti svegli e dici ok, adesso scrivo una bella canzone. Quello è proprio il giorno in cui non scriverai una canzone. Un saluto gigantesco e un bacio gigantesco ai lettori di spettacolo.